Questo periodo di lucida artista dove sono riversate a Salerno, per fortuna, da un certo punto di vista, e questo ci ha creato anche dei problemi di gestione, perché la città non è strutturata, non è nata per sostenere un evento così eccezionale, voglio dire. Per quanto devo dire, l'amministrazione comunale si è impegnata nel cercare di attenuare delle forme di un'invasione di turisti, però inevitabilmente questa città non è stata, non c'è una piattaforma per gestire un evento così eccezionale. Però viva Dio, voglio dire, ormai siamo alla fase finale, con il 31 abbiamo questo concerto, ci stiamo attrezzando per garantire le migliori condizioni di sicurezza. C'è una grande attenzione verso questo evento. Gli alberghi sono pienissimi, ora degli amici mi volevo far prenotare delle stanze in albergo, ma non c'è nemmeno un posto, e questo è un fatto sicuramente positivo per l'economia di questa città. Dico molte volte ai detrattori della lucida artista, ma crea dei problemi. Dall'altra parte però dico, se non ci fossero state lucida artista, chi sarebbe venuto a Salerno a novembre e dicembre, voglio dire? Certamente questo valorizza l'economia. Se la gente viene, è vero che spende poco, però voglio dire, passa davanti ai negozi, c'è un movimento notevole a livello economico. Ci sono i problemi di gestione dei flussi, c'è un problema di gestione dell'ordine pubblico, però anche se lo stadio di Arequi con le navette ci sono stati dei problemi, siamo nella fase finale, ci auguriamo che a gennaio il flusso sia sostenibile e che in ogni caso la gente continui a venire a Salerno.